Ciao Torino! Oggi, venerdì 13 dicembre, è stato il giorno di Greta Thunberg e di Torino. Nella gelida Piazza Castello, la sedicenne svedese è riuscita a scaldare il cuore di tutti. 5.000, soprattutto giovani come lei, ma anche mamme, papà, nonni e nonne, l'hanno attesa e accolta come una star, come il personaggio dell'anno, quale è, per il Time, che l'ha preferita addirittura a Trump. Lei, l'attivista, paladina dell'emergenza climatica del pianeta, è arrivata a bordo di un'auto elettrica direttamente da Madrid, dove ieri ha preso parte al meeting sull'ambiente. Non potevo mancare, ha detto, al Friday for Future di Torino, la città più attiva e sensibile d'Italia, sui temi legati all'ambiente. È una ragazza che può darci una possibilità in più. Ha salutato Torino e i torinesi. Ma è stato bello, poi non ho capito tutto, però è importante lottare contro il futuro. But there is a tomorrow. It is the tomorrow. Il domani c'è e noi ci crediamo. Dobbiamo continuare a lottare. Noi siamo la speranza di un futuro migliore, ha detto dal palco. E a chi gli ha chiesto come ci si sente ad essere stata eletta personaggio dell'anno, Greta Thunberg ha risposto: è stato buffo vedere la mia immagine sul Time. Davvero bravo il fotografo. Grazie Torino!